L'Europa è una cosa, secondo me, diversa da come si racconta. Quando inizia e arriva fino, dopo la guerra, e arriva fino all'89, che è l'anno zero della politica europea, è una grande cosa. Si unificano le cose che servono per unificare. In America hanno unificato le ferrovie, in Europa hanno unificato le imposte sul valore aggiunto. Prima erano imposte diverse, bloccavano il mercato, ma l'Europa era il mercato, il mitico MEC. Dall'89 in poi, sempre gli illuminati, dementi di vario tipo, hanno detto: è l'anno zero dell'umanità, disegniamo il mondo nuovo. Abbiamo unificato la Germania, unificheremo la moneta, unificheremo la vita degli altri. L'ultima gazzetta ufficiale europea è lunga 151 km. È estesa per 30.092 pagine che regolano tutto, regolano i termosifoni, i vetri, le finestre. Questo È è un quello che piano. raccontava Varoufakis, diciamo. Mi C'è un sembra. eurocrate a Bruxelles che noi Non è neanche solo. conosciamo e che stila delle liste No, ci incredibili. sono certamente i burocrati, le lobby. Volevano unificare tutti i gabinetti d'Europa. Poi di colpo hanno capito che forse era eccessivo. 120 pagine di direttive sui bidet, bagni, eccetera. Allora è chiaro che i popoli. Il Trattato di Roma che fu fatto era basato su una logica di. La parola antica era sussidiarietà, era confederale. Gli stati restano nazionali, conservano la loro sovranità legislativa nazionale, mettono insieme quello che si può e si deve mettere insieme. Allora, Adesso è stato l'opposto, scusi, si posso mette aggiungere una cosa al insieme volo? Sì, tutto, al cioè volo. No, niente. detto No, così sembra che l'Europa è una roba completamente strana, ma l'Europa è l'Italia, la Francia, lei è l'Europa siete stato. voi, No, ma lei è stato sono gli ministro illuminati. dell'economia, io Ma no. infatti sono Era lei sempre che stato. stava all'Ecofin, è il No, nostro primo ministro che si siede senta. al Senta, Consiglio, europeo. signora, se permetta, le faccio No, presente che nel io ho senso, sempre non è che cercato. sono persone estranee, non Signora, è una vede, insomma, mi signora, sembra, forse. se no sembra che ci sono i burocrati che No, decidono, signora, ci si non ho siede ed è detto. la politica che No, allora, decide. Lei lo ha io fatto c'è. e lo sta facendo ora per Carlo Padoan, cioè, non è una cosa estranea, se no è Gentile troppo signora, facile. no, è molto facile vedere quanto è successo, ovvero tutto quello che ho cercato di dire e di fare. In Europa 27 sei da solo. Quando ho cercato di dire, per esempio, facciamo gli Eurobond, che era un modo per tenere in piedi la baracca, tutti contro. E Ma lei ha non mi fatto sembra. bene a dirla sua, però questo dimostra Ma che questo dimostra. lei lo può dire, cioè non c'è il Certo, burocrate no, che ma prende il suo dimostra che. posto. Lei è stato eletto, quindi Ma c'è senta una un. rappresentanza. Forse non ho il dono. Ho cercato di dire. Varoufakis dice i burocrati. Io dico una cosa molto più semplice. Un gruppo di dementi illuminati che ha dominato. Secondo lei, Barroso, presidente della vostra commissione, dove è andato a lavorare? Alla Goldman Sachs. Questa è la Quindi lei dice realtà. proprio vostra, nel senso che Ma lei io non faccio è parte di quel extraeuropeo, mondo. fuori dall'Unione No, io Europea, insomma. non faccio parte del mondo degli illuminati, dei fanatici, dei credenti. Nel dio denaro, nella dio regola, in tutto quel mondo. Io sto più, cerco di capire più Però la lei ha fatto parte. parte di chi queste decisioni le ha No, ho prese? sempre votato contro, Ma lei forse. non ha fatto il ministro Ma le dell'economia. ho spiegato che ho sempre votato Va contro. bene, fermiamoci Tra un l'altro, attimo. lei stava a Linda, lavorare al Ministero dell'Economia, allora, quindi queste cose non dovrebbe facevo politica, saperle. però. Allora, torniamo, Sì. andiamo un pochino bene con Andate i dagli piedi. illuminati e fatevelo spiegare. Con i Va piedi. bene.